Forte Series, cambiamo una location a video, bentornati in questo nuovo video. È tornato un altro video, ragazzi, perché c'è un sacco di cui parlare e sono tornata a bomba, ve l'ho detto. Allora, prima di tutto lasciate un mi piace per supportare il progetto e vi avviso, stanotte parte, c'è anche il post partita. Non vi dico niente, c'è il post partita, parlerò di Napoli, non mi ricordo contro che squadra. Comunque, ne andrò a parlare. Allora, cosa andiamo a parlare? Di Kylian Mbappé. Allora, ragazzi, io sono disperato, cioè veramente. Sono arrivate le offerte, parleremo della situazione di Mbappé, parliamo dell'offerta dell'Al Hilal, parliamo dell'offerta dell'Inter, sì, l'Inter, e poi parliamo di tutto il resto. Allora, cosa è successo? Il PSG, avevamo detto, 15 giorni a cosa? A Mbappé, per dirci, resto o vado, mama o non mama, mama o non mama, non mama. Ovviamente, ragazzi, era palese che se volesse andare Kylian Mbappé, e infatti si andrà. Mbappé ha detto: io me ne vado, e però se ne va adesso, non è che se ne va a giugno. E arrivate tante proposte. Allora, tre club interessati, perché la proposta è arrivata una, ovvero quella dell'Al Hilal, ma i club interessati ci sono: Chelsea, si dice Tottenham, si dice anche Al Nassr. Poi Manchester United e, da ciò che si dice, l'Inter. Posso dire una cosa a parte del Madrid, questa boia. Posso dire una cosa, un bel ma vai a fare in culo, perché seriamente, ragazzi, c'è qualcuno che ha detto un meme, prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto da 30 con Sebastiano Esposito a Lazzaro. Ma allora hanno seriamente proposto un prestito con diritto di riscatto per Kylian Mbappé? Vabbè, io meglio che non commenti. Comunque, ragazzi, si dice che Mbappé possa andare all'Inter. Ha detto di essere milanista, quindi abbiamo già la prima risposta. A meno che poi il Milan, che ne sappiamo noi, non offra 400 milioni, ma le probabilità che vada all'Inter sono molte meno, probabilmente un centesimo rispetto a quelle che ci fossero per Cristiano Ronaldo a Juve, per farvi capire. Comunque, la vera proposta che è arrivata è quella dell'Al Hilal, che avrebbe offerto 300, e ve lo ridico, 300 milioni di euro al PSG, quindi farebbe diventare Mbappé l'acquisto più oneroso della storia del football della palla, e poi avrebbe offerto un anno di contratto a Mbappé, 700 milioni all'anno, per uno. Cioè, potenzialmente, se questo facesse un biennale, si può comprare tutta la Serie A. 700 milioni all'anno. Mi sembra 60 milioni al mese. Una quindicina, forse, a settimana. 22 al secondo, quello me lo ricordo pure. Abbiamo la risposta. Io mi auguro che rifiuti. Io mi auguro veramente che rifiuti. Però di questi tempi ne sono sicuro. E poi ho letto, ragazzi, alcuni che dicono: il vero male non è solo il calcio arabo, ma è soprattutto la Premier League. È una cosa che fa la Premier da anni. Ma voi siete scemi. La Premier League era già un calcio. È la tradizione. La Premier League è il football. Perché, come è nato? Chi è che ha fatto nascere il calcio? Gli inglesi. E quindi, seriamente, dobbiamo mettere a paragone l'Inghilterra, quello che fa la Premier, che comunque fa schifo, perché per ogni giocatore 50 milioni. Ma dobbiamo mettere a confronto la Premier League con il calcio arabo, che di calcio non ha niente e offre 300 milioni al primo scappato di casa? Su, via, non diciamo baggianate. Io penso che alla fine, ragazzi, si risolverà con Mbappé che rimane al PSG. Io sono certo che Mbappé rimarrà al PSG, e se l'anno dopo dovrà andare al Real, andrà, se no niente, rimane al PSG. Io sono certo che alla fine, in qualche modo, verrà convinto magari a Macron a rinnovare. Io non sto scherzando, sono serio. Io penso che rimarrà. Poi, qualora, l'opzione più probabile per me è il Real Madrid. Poi parli di Tottenham, parli di quello che vuoi, non ci crede nessuno, ragazzi, al Tottenham. Al Tottenham non ci crede nessuno. C'è uno come può pensare che posso andare al Tottenham? Il Tottenham, che non ho mai detto cazzo. Certo, forse quella sarebbe l'unica motivazione, ma
Oltre a Mbappé e Son, chi c'è? È una squadra che non può competere per il titolo barra la Champions League. Se vai al Real Madrid hai la Champions League, l'hai vinta. A parte che neanche la gioca il Tottenham quest'anno la Champions, quindi... dai, non diciamo baggianate. Non diciamo, signore e signori, baggianate, perché lo sappiamo tutti che è una cazzata. Il Chelsea è già più probabile, ma secondo voi rinuncerebbe a un anno di carriera? Perché sono arrivati i dodicesimi, quindi o vuoi fare subito la rimonta in Premier League per vincerlo. L'opzione forse più fattibile in Premier League è il Manchester United. Io in questo momento, se vi devo dare una scaletta, vi dico 70% rimane il PSG per questa stagione. 15% lo darò all'Hilal, perché penso che ci sia una vera possibilità. 15% lo darò al Madrid. Poi dobbiamo parlare seriamente dell'Inter. Cosa offrono? Probabilmente offrirebbero Lautaro. Praticamente tutto. Lautaro. E la... cioè, ragazzi, vi rendete conto di una cosa? Che Mbappé già adesso si potrebbe comprare l'Inter. Non è che lo compra lui. No, è proprio Mbappé che compra l'Inter. Dai, ragazzi, dai. Che schifo questo calcio, veramente. Questo calcio veramente mi fa di uno vomitare assurdo. Comunque io, signori, non vi assicuro che questo sia l'ultimo video di giornata insieme a quello del Napoli, perché c'è un sacco di roba di cui parlare. Parleremo del Milan, parleremo dell'Inter. Comunque io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!